saluto di pace e bene arrivi al cuore di ognuno di voi e vi dia davvero quella capacità di accogliere la parola del Signore ogni volta che la ascoltiamo. Oggi noi celebriamo la memoria di un santo che forse qui è sconosciuto, San Saturnino, ma che sicuramente è molto popolare in Spagna, ma anche in parte della Francia. È un santo che vive nel III secolo, 250, probabilmente il suo martirio. Sì, perché si tratta anche in questo caso di un martirio. San Saturnino è un vescovo venuto probabilmente dalle comunità dell'Africa, del nord dell'Africa, molto ricche e molto ferventi in quel periodo. Si installa a Tolosa e diviene il vescovo, il pastore, diviene il capo della comunità cristiana. È un uomo molto mite, è un uomo tranquillo e tutti i giorni lui faceva il suo cammino per andare dalla sua casa alla chiesa. Ma evidentemente questo poteva suscitò l'ira di molti nella città. Dobbiamo pensare che siamo ancora in un periodo in cui il cristianesimo è perseguitato. Allora i sacerdoti che offrivano lì nel luogo dell'offerta, nel luogo del tempio degli dei pagani, un giorno lo preso, lo circondarono e gli imposero, secondo quanto decideva anche la legge imperiale, di offrire agli dei. Davanti al rifiuto di Saturnino, ecco che avviene il suo martirio. Ed ecco perché è il patrono delle corride. Gli legano al collo un toro e quindi vorrebbero che questo toro davvero lo maciullasse, così come avviene. Quindi San Saturnino trova la morte straziante, trascinato per le vie delle città da questo toro che veniva incitato a maciullargli le carni. San Saturnino, ancora una volta, è l'esempio di uno che ha offerto la vita al Signore, nella semplicità, nella maniera più inaspettata. Non ha ricercato il martirio, si è semplicemente offerto, si è offerto al Signore. Ognuno di noi diventi offerta al Signore per fare più grande il nome del Signore. A tutti l'augurio della pace e del bene.